Non è solamente fantasia, che stia storia, ropaesa mia. Stasera è una grande occasione per noi di Sant'Anastasia e soprattutto per chi ha a cuore quelle che sono le tradizioni e quelli che sono i riferimenti della nostra comunità. Assisteremo a questa performance per grazia ricevuta di Camillo De Felice a cura di Carmine Giordano. E mi piace ricordare che negli ultimi 20 anni il lavoro di questa sera viene a completare una trilogia. Anni fa il gruppo dei Gioconde aveva presentato un lavoro sulla stessa tematica, Tavoletta votiva. Poi è stata la volta di Michele Bonocore con I Fuggenti Amaro nell'Arca. Adesso stasera noi completiamo la trilogia con Per Grazia Ricevuto. Tre diverse angolazioni di guardare l'unico fenomeno che ci affascina e non solo, ma che ci esalta e che ci rende felici perché può farci ritrovare come comunità intorno a dei valori, intorno a delle tradizioni, che sono quelle di Madonna dell'Arco, come quello che rappresenta per gli anastasiani Madonna dell'Arco. Fra poco assisterete all'ultimo incontro per la 20ª edizione Sant'Anastasia Arte e Spettacolo. E questa sera si parlerà di un aspetto molto importante, molto diciamo insito nella natura stessa di Sant'Anastasia, la Madonna dell'Arco. Un Sant'Anastasiano, Camillo De Felice, ha scritto un testo teatrale che di qui a poco leggeremo. Molto molto simpatico, mi è piaciuto molto perché parla dello scontro tra chi crede, ha una fede ben radicata sulla Madonna e un giovane che invece scientificamente cerca di apportare delle spiegazioni scientifiche a quanto avviene qua. Detto questo, la gente che è qui presente potrà godere di questa lettura, ci saranno anche c'è Giovanni Sgannato che suonerà la tamborra, insomma è una serata, e poi c'è Lucia Stefanelli Cervelli che parlerà un po' della religiosità popolare. Io penso che stasera sarà una bella serata come conclusione della 20ª edizione di Sant'Anastasia Arte e Spettacolo. Che stia storia, ropaesa mia. Tutte braccia sottratte alla manovalanza del potere. Arrodavo fa una fella, sapete? Una famiglia, si dà una casa, una macchina, il leggiatore, lo spinto. Sai che non mi levo su? Si la deve sentire, un sigliere in lume, tutto alla mente. Oh, un panzerutari. Oggi, ogni quanto ho cagnato voi. Ogni 300.000 km, voglio quando noi. Voglio passare pure, ora si va. Silvano! Silvano! Presidente, vieni a A voi! Voglio, Giacchino Mannese, non te una voce, ma hanno detto che tu canta. Canta, ma fa bella figura, a squadra di casa maladessa, la più forte. O carro è stato costruito niente poco di meno che dalla ditta Altieri di Nola. 16 musicisti disposti in 5 sacche, 2 tromboni, 3 fagotti, 2 grandasce, 2 tamburi e 2 piattini. Una paranza lucente cristiana. Tu la senti che andai in da chiesa. Veramente non mi sentisse tanto. Fatti, come c'è che sa sente? Si l'hanno della voce che ha più buco in te, state sicuri che siete in ottime mani. Sapete, ma tu stai sempre lì. Ah, decido io se canto o no. E fai sempre un altro gioco. Spacca e metto solo sto bancone, sapete? Ah. Già
agnevo pescatore nella barca, mi è somare sbattuto la chiamata, e chi lo maron fa ma sa calma. Stavate pensando a me. Benissimo, via, oh, ti rimbocca. Sempre stronzo. Sempre lo stesso, appena gli dai animo in un zitto. Lo sa che scherzo. Io voglio troppo bene. Se so qualcosa, io lo devo a lui. È inutile leccare, qui non ti aprirà nessuno. Oh, ma da fatto, professore. È una uno, vado al centro. Pensavo a te, cugino, perché ti sposto che sei parati. Sì, sì, sono di un paese confinante. Somma di Subiaga. Ma questa zona è a rischio eruzione. Sì, 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 piena zona rossa. Dovete sapere che Somma e Santa Anastasia rappresentano due dei 18 comuni a piano d'evacuazione. 650.000 persone. 650.000 persone. A mia memoria non ho mai partecipato o assistito a prove d'evacuazione. Non succede, non succede. Ma si casa mai succede, ma si immagina dei giudici, professore. Non c'è bisogno della colata piroclastica. A questa distanza dal vulcano bastano i gas che esalano una settimana prima dell'eruzione. E poi, una volta evacuati, a chi andremo ad arricchire? Le personcine a modo purtroppo non abbondano da queste parti. L'umanità è piena di regali. I napoletani hanno ammanzito nel corso dei secoli l'incubo di convivere sotto un forno colossale. Viviamo in questo ecotono, una lingua di terra tra fuoco e acqua, e vivendo al confine abbiamo nervi comuni con i tarantolati del mondo. Abbiamo tanto il mare perché atomicamente rappresenta la via di fuga. Dall'incendio di cielo e terra è l'unica salvezza, può venire solo dal mare. Tutto su là, tutto su là, tutto su là, vicino, vicino acqua, vicino acqua. Oh, andò, oh là, aspetta. Caro, caro Magosto, caro Magosto, caro Magosto, caro Magosto. Prego, cosa dici? Su là, su là, tutto su là. Tanto, Renzi, ti ha forza. Oh, la viena, caro Magosto, Vicino acqua, vicino acqua. E calma, vai calma. Dovete sapere che il Pandoro sotto la coccola è una specie di casco che lo protegge. Se andate a cadere un mattione, E' Pandoro! Omar, a Maronna, a Marco qua, a Fido, a Fido, un vieto Marco, un miracolo! Che stia storia, roba esa mia. Thank you.
narrazione popolare in rapporto alla religiosità. E questo territorio è fortemente segnato da questa identità culturale che coniuga la vita sociale, la vita della comunità con la fede, e quindi pieno di manifestazioni interessanti da un punto di vista religioso, antroposociologico, e infatti ci sono dei giovani che anche stando fuori ritornano sempre con le loro radici che affondano proprio in questi valori la loro opera e il loro significato nel futuro. La religiosità è un sentimento che appartiene all'uomo. L'uomo primitivo sicuramente nel momento che ha avuto coscienza, consapevolezza di se stesso come essere vivente, ha sentito l'identità dell'io, e poi questa identità si è rafforzata in un sentimento di possesso del circostante, il mio. Ma per quanto questo mio lo vogliamo estendere, sopra di noi c'è qualcosa che ci domina. C'è un sole implacabile, o una pioggia altrettanto implacabile, un fulmine inatteso, un buio improvviso. Queste cose non sono gestibili dalla ragione umana. E allora ecco, se c'è un io che si riconosce, un mio che è la propria estensione, c'è anche, forse sicuramente, un Dio che ci sovrasta. Da questo riconoscimento primario è necessaria poi l'elaborazione. Noi conosciamo tutto ciò che conosciamo soltanto se l'esterno riusciamo ad interiorizzarlo, a riconoscerlo in noi. Se voi riflettete, gli attributi che diamo a Dio, ai santi, alla donna, sono attributi che fanno parte di una nostra esperienza. Ed ecco il rapporto estremo che c'è tra il raccontare domestico e la religiosità. Dio è padre perché noi abbiamo il sostegno familiare, domestico di un padre che per quanto può vede, provvede, legifera, e queste attribuzioni al massimo grado diventano quelle della divinità. Edoardo, per esempio, non si limitava soltanto a dire che ciascuno di noi è un attore e che la vita che noi viviamo tutti i giorni è una rappresentazione scenica. Giustamente sosteneva Edoardo che una grande città come Napoli, ma vale tranquillamente sindaco anche per Santa Anastasia, è un palcoscenico girevole dove tutti quanti, anche inconsapevolmente, recitiamo una parte. Quando aderiamo, quando esprimiamo un sentimento, quando ci arrabbiamo, quando vorremmo con un modo rivoluzionario cambiare tutto, perché, oppure come diceva uno in televisione in uno spot, fermate il mondo che voglio scendere, qua non scende nessuno, tutti però giriamo intorno e su questo palcoscenico girevole recitiamo una parte. I veri valori autentici, credibili, sono quelli popolari che nascono da una elaborazione che non si sa mai da quale punto parte, interessa dove arriva, e noi siamo al punto in cui queste grandi elaborazioni arrivano. Voglio dire soltanto una cosa: si è fatto il Festival di Sanremo, ma qual è stata la vera novità di questo festival? Maria Nazionale, che per la prima volta ha portato una canzone in dialetto napoletano, lei che oggi è la migliore espressione dei neomelodici. Beh, prima non avevano avuto questa idea di innovare, c'è voluta la canzone napoletana in lingua o dialetto napoletano, che è quella sempre più vicina a noi, e allora anche quello ha valore. Concludo raccontando un episodio brevissimo. Qualche giorno fa mi è stato chiesto, perché si parlava di musica a contenuto religioso, quale musica ha più contenuto religioso dell'Ave Maria di Schubert. Allora si discuteva e si diceva: no,
Ma Luciano Pavarotti però la canta bene perché grande voce, grandi polmoni, grande fiato, così. E adesso no, ma a me piace di più Placido Domingo perché con le sue... Poi anch'esso a me, ma a te piace di più Luciano Pavarotti o Placido Domingo? Io ve lo devo dire, gliel'ho detto chiaro chiaro. L'Ave Maria, per me il miglior cantante dell'Ave Maria è Mario Merola. Perché non c'è cantante che la esprima con quel senso di devozione e di sofferenza rispettosa e devota come Mario Merola. Allora il miglior cantante dell'Ave Maria di Schubert per noi è Mario Merola. Non è solamente fantasia che stia storia ro paese mia, fatte gente che non trova pace, essa trova a dai voce. O caprare chiamo verdu mare, l'animale magna tutta cosa, a cantine ti te sempre chiusa, a rabasula a chi te è.